ओम नमो भगवते वसुदेवाय। हरे कृष्ण, benvenuti, bentrovati. Dunque, un saluto anche a tutti gli amici, tutti i devoti che seguono da casa, Hare Krishna. Allora, oggi leggiamo, sempre dal capitolo 2, sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, i versi numero 52 e 53. Ok. Lo metto anche sullo schermo per chi segue da casa. Eccolo qua. Yada te moha kalilam, yada te moha kalilam, Bhutir vyatitarishyati, Bhutir vyatitarishyati, Tada gantasi nirvedam, Tada gantasi nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya cha, Shrotavyasya Shrutasya cha, Yadate moha kalilam, Buddhir vyati tarishati, Tadagantasi nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya cha, Yadate moha kalilam, Buddhir vyati tarishati, Tadagantasi nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya cha. Prego, Luciano. Buddhir vyati tarishyati, Tadagantasi nirvedam, Tadagantasi nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya. Sai che hai detto? Prego, 5 minuti? No, vuoi leggerlo? No, non è che capire. Vai, vai, leggi. Vai così. Yadate kalilam, Buddhi vyati tarishyati, Buddhi vyati tarishyati,
Tadaganta si nirvedam. Shrutavyasya shrutasya cha. Yada, quando, te, tua, moha, di illusione, kalilam, densa foresta, buddhi, servizio trascendentale con intelligenza, vyati tarishati, supera, tada, in quel momento, ganta, asi, andrai, nirvedam, indifferenza, shrotavyasya, verso ciò che deve essere ascoltato, verso ciò che deve essere ascoltato, shrutasya, tutto ciò che è stato ascoltato, cha, anche. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhai Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Dai. Quando la tua intelligenza, e qui è Krishna che parla ad Arjuna, quando la tua intelligenza avrà superato la densa foresta dell'illusione, diventerai indifferente a tutto ciò che hai ascoltato e a tutto ciò che potrai ancora ascoltare. Rileggiamola insieme, per favore. Quando la tua intelligenza avrà superato la densa foresta dell'illusione, diventerà indifferente a tutto ciò che hai ascoltato e a tutto ciò che potrai ancora ascoltare. Spiegazione. Tra i grandi devoti del Signore ci sono numerosi esempi di persone che si distaccarono dalle pratiche rituali dei Veda semplicemente perché si impegnarono nel servizio di devozione al Signore. Anche se è un Brahmana esperto, colui che conosce veramente Krishna e la relazione che lo lega a Lui si distacca naturalmente e completamente dalle pratiche rituali che portano a godere dei frutti dell'azione. Naturalmente e completamente. Sri Madhavendra Puri, grande devoto e acharya della linea Vaishnava, diceva: Sandhya Vandana Badramastu Bhavato Bhos Nanatubhyam Namo Bodevah Pitarascha Tarpana Vido Naham Kshama Kshamyatam Yatrakva Vapi Nishadya Yadava Kulush Kulottamasya Hare Krishna Kamsa Dvisha Smaram Smaram Agham Harami Tadalam Manyekim Anyename. O preghiere della sera, recitate tre volte al giorno, tutte le glorie a voi. O abluzioni mattutine, vi offro i miei omaggi. O esseri celesti, o antenati, vi prego di scusarmi se non posso più presentarvi delle offerte. Ovunque vada, ricordo l'illustre discendente della dinastia Yadu, Krishna, il nemico di Kamsa, e posso così liberarmi dalle conseguenze di tutti i miei peccati, e credo che questo mi basti.
i neofiti devono osservare scrupolosamente le regole e le pratiche prescritte dai Veda, che comprendono le preghiere da recitare 3 volte al giorno, le abluzioni mattutine e gli omaggi agli antenati, i neofiti. Ma la persona che è pienamente cosciente di Krishna ed è impegnata nel suo trascendentale servizio d'amore diventa indifferente a tutte queste regole perché ha già raggiunto la perfezione. Chi può impegnarsi direttamente al servizio del Signore Supremo, Shri Krishna, non ha più bisogno di compiere tutte le austerità e i sacrifici richiesti dalle scritture. D'altra parte, eseguire tutti questi riti senza capire che lo scopo dei Veda è quello di raggiungere Krishna è solo una perdita di tempo. Le persone coscienti di Krishna trascendono gli Shabda Brahma, cioè superano le frontiere dei Veda e delle Upanishad. Cioè praticamente tutte le proposte di piaceri di questo mondo materiale, appaiono per quello che sono. Ad una persona sinceramente situata, appropriatamente collocata sul sentiero del servizio di devozione, le cose di questo mondo e le promesse e le aspettative in questo mondo appaiono per quello che sono, effimere, caduche, imperiture, impermanenti. Si rende conto la persona sufficientemente cosciente di Krishna che niente è imperituro e che solo poche cose durano a lungo e quindi non vale la pena profondere tutte le proprie energie per cercare di ottenere gusto da queste cose che sono, che hanno un inizio e una fine. Adiantavanta, dice la Bhagavad Gita, tutto in questo mondo ha una caratteristica, adiantavanta, inizia e finisce, adianta, come la Chaitanya Charitamrita, adilila, antialila, l'inizio e la fine, no? Tutto ha un inizio e tutta una fine, adiantavanta, le cose di questo mondo. Una persona sufficientemente cosciente di Krishna riesce a superare tutte queste proposte di piacere in questo mondo materiale. Questo è brevemente un po'. Verso 53, perché sono collegati, verso 53 recita così: Shruti vipratipannate yadastasyate nishchala samadhavachala buddhis tadayogam avapsyasi. Quando la tua mente non sarà più distratta dal linguaggio fiorito dei Veda e rimarrà fissa nell'estasi della realizzazione spirituale, avrai raggiunto la coscienza divina. Spiegazione breve. Quando si dice che una persona è in Samadhi, significa che è pienamente cosciente di Krishna. Infatti, per essere imperfetto in perfetto Samadhi, bisogna aver realizzato il Brahman, il Paramatma e Bhagavan. La più alta perfezione della realizzazione spirituale è capire che siamo eterni servitori di Krishna. La più alta perfezione della realizzazione spirituale è capire che siamo eterni servitori di Krishna e che il nostro unico compito è quello di adempiere il nostro dovere nella coscienza di Krishna. Una persona cosciente di Krishna, un fermo devoto del Signore, non può lasciarsi distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda e non deve neppure impegnarsi in attività interessate per raggiungere i pianeti superiori. Chi diventa cosciente di Krishna è in diretto contatto con Dio e può capire tutte le sue istruzioni. Siamo sicuri così di raggiungere la conoscenza e la perfezione della vita spirituale. È sufficiente seguire le istruzioni di Krishna o del suo rappresentante, il maestro spirituale. È sufficiente seguire le sue istruzioni o quelle del suo rappresentante per ottenere la perfezione della conoscenza, la perfezione della vita spirituale. Omagyana timirandasyagyan anjana chalakaya chakshurum vitam yena tasmai shri gurave namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Nam Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Shimati Nam Sepite Prabhuti Namine Dasyanta Prabhu Padasya Magnaya Nirantanam Rupasya Palane Shiksham Preda Kai Namostate. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Goravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Chatarini. The Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shila Prabhupada Ki Jai. Dunque, diciamo, i punti che possiamo così trattare questa sera sono sicuramente l'intelligenza, perché qui dice quando la tua intelligenza avrà superato la densa foresta dell'illusione, quindi l'intelligenza, capire cos'è l'intelligenza. E spiegato nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam, gli insegnamenti di Sri Kapila Deva, sua madre Devahuti, come nasce l'intelligenza. Sarebbe il falso ego a contatto con qualcuna della passione, però, diciamo, poi magari questo è un argomento che si può approfondire in un altro momento. Comunque, quali sono le caratteristiche dell'intelligenza, no? Le sue funzioni sono cinque. E poi possiamo parlare dell'illusione. L'illusione è uno dei quattro elementi, quattro oggetti della conoscenza. Cioè, quando si parla di illusione, si sta parlando di uno dei quattro elementi che bisogna conoscere. Quando si parla di conoscenza, si intende conoscere, ne parlavamo qualche domenica fa, i quattro oggetti della conoscenza. Io, chi sono io, chi è Dio, di che natura è il legame che ci unisce, e poi c'è un quarto elemento fondamentale che è l'illusione, perché l'illusione non mi permette di far luce su questi primi tre argomenti, su questi primi tre elementi. Cioè l'illusione che copre, come una nuvola che copre la mia possibilità di vedere il sole, non copre il sole ovviamente, no? Non può la nuvola coprire il sole, però può coprire la mia visione del sole. E questo è uno degli elementi fondamentali quando si parla di conoscenza, l'illusione. E poi possiamo parlare, visto che stiamo parlando di conoscenza, come si fa a realizzare la conoscenza, perché ci sono due parole specifiche che si usano veramente, c'è conoscenza e poi c'è sapienza. Jnana e vijnana. La conoscenza, jnana, è quella che si può apprendere dalle scritture. Però come faccio io a farmi permeare, no, da questa conoscenza? Come faccio a far sì che diventi sapienza? Sapienza significa proprio vijnana, conoscenza realizzata. Risvegliare questa conoscenza infusa, di cui io già faccio parte. Dice, la conoscenza è dentro di te. Non proprio. Io sono fatto di conoscenza. È una delle tre... primitive essenziali del mio essere. Io sono composto di eternità, conoscenza e felicità. La mia forma, in quanto anima spirituale, è composta da eternità, sat, conoscenza, chit e felicità, ananda. Quindi come faccio a farla diventare proprio sapienza, proprio a realizzarla veramente, a risvegliarla dentro di me, grazie al mantra Hare Krishna? Allora, possiamo cominciare a parlare brevemente, perché non c'è a questo punto molto tempo, abbiamo lasciato un po' più spazio al canto Hare Krishna, al canto del mantra Hare Krishna, al Kirtan. L'intelligenza è il potere discriminatore, praticamente. E quella... L'intelligenza è la possibilità che io ho di valutare e conoscere gli oggetti dei sensi. Infatti, se appropriatamente utilizzata l'intelligenza, mi può permettere di sviluppare al massimo livello la coscienza, ossia arrivare al livello chiamato Vasudeva, ossia il livello della coscienza di Krishna, in cui una persona è completamente in samadhi, l'anima spirituale è completamente in samadhi, è completamente cosciente di Krishna, non è più turbata dalle gioie e dai dolori effimeri di questo mondo materiale ed è fermamente situata al servizio dei piedi di loto di Krishna e non si smuove più da lì, cascasse il mondo.
L'intelligenza. L'intelligenza mi permette di valutare, di discriminare, questo potere discriminatore. Quindi naturalmente dovrebbe, normalmente dovrebbe dominare sui sensi, dominare nel senso etimologico del termine, cioè proteggere e vegliare, proteggere i sensi e vegliare su di essi, così come un cocchiere protegge i cavalli e protegge anche se stesso, nella metafora veramente, attraverso la mente, che sono le redini, e governa i sensi, che sono questi cinque cavalli impazziti. Quindi l'intelligenza dovrebbe dominare sui sensi. Questo normalmente, e poi sappiamo che veramente non è così, in quanto anime condizionate è successo esattamente il contrario. Ci succede costantemente esattamente il contrario, cioè che i sensi hanno preso il controllo sulla mente e sull'intelligenza. E quindi sofferenza, per forza. Non c'è scampo. Quindi l'uso appropriato dell'intelligenza ci può permettere di giungere al livello più elevato dello sviluppo della coscienza, che si chiama coscienza di Krishna. E questa intelligenza ha cinque caratteristiche. Quindi forse se c'è Mauro collegato, Mauro è un amico psicologo che sta frequentando adesso il Tempio, nuovamente, è importante, no? Vediamo come lo Srimad Bhagavatam risponde a tutte le domande, a tutti i quesiti. Può darci la perfetta conoscenza in tutti i campi. La psicologia, per esempio, l'intelligenza. L'intelligenza ha cinque caratteristiche. Cinque caratteristiche sono il dubbio, l'errata interpretazione, la corretta comprensione, e poi c'è la memoria. E poi c'è il sonno. Queste sono le cinque caratteristiche dell'intelligenza. Possiamo, se volete, esaminarli ad uno, è interessante. Perché il dubbio è la prima fondamentale, proprio essenziale caratteristica dell'intelligenza. Perché uno che accetta ciecamente, senza prima dubitare, non è che è considerato molto intelligente, non dà sfoggio di grande intelligenza, non utilizza appropriatamente l'intelligenza, uno che accetta ciecamente. A dire il vero, anche una persona che rifiuta ciecamente. Non mette in dubbio, non mette in discussione. Invece è opportuno all'inizio dubitare, e dar prova di un certo scetticismo, per così dire, no? Perché se no io come faccio a valutare una cosa giusta o sbagliata? Sarà giusta o sarà sbagliata? Quella è l'intelligenza che ci fa dire così. Ma questa cosa è giusta o sbagliata? Ma la coscienza di Krishna è giusta o sbagliata? Certo, pure è vero, Srila Prabhupada ci mette in dubbio, perché la Bhagavad Gita ci mette in guardia perché la Bhagavad Gita ci mette in guardia che non bisogna sfoderare l'arma, la caratteristica del dubbio, quando ci si trova ad ascoltare una fonte di informazione autorevole, come un puro devoto di Krishna, non bisognerebbe dubitare, questo ce lo dico. Anche perché la Bhagavad Gita dice che la destinazione è oscura. Una persona che dubita di una fonte autorevole, di un'autorità spirituale, autorità spirituale proprio conclamata, un mukta mapurusha, proprio un puro devoto, un mahabhagavata, è la destinazione di questa. È una persona molto sfortunata, se dubita, se mette in dubbio. E, tuttavia, bisogna discriminare, bisogna essere all'inizio scettici, in generale. Perché? Proprio grazie a questo dubitare, a questo mettere in dubbio quello che ascoltiamo, possiamo passare da una falsa interpretazione, da un'errata interpretazione, che è la seconda caratteristica dell'intelligenza, possiamo passare da una falsa interpretazione di che? Della realtà, a cominciare da noi stessi. Falso ego, ahankara. Ego significa individuare giustamente se stessi. Cioè la capacità di individuarsi appropriatamente, di individuarsi in quanto anime, quello è l'ego. Falso ego
Invece è quando io penso di essere qualcos'altro, quando penso di essere materia, quando io penso di essere questo corpo, e anche superato la fase di pensarsi un corpo grossolano, quando penso di essere questo carattere, quando penso di essere questa personalità, io sono fatto così, mi devi prendere così, io sono questo, sono quello che vedi, qui, onestamente nudo davanti a te, no, nel senso intellettuale del termine. Io non sono questa falsa personalità, questo si chiama falso ego. E grazie al dubbio che io posso passare dalla errata interpretazione di chi sono veramente, quindi se io interpreto male me stesso, figuriamoci tutto il resto, interpreterò male tutto ciò che è collegato con questo me stesso, e tutto il mondo, e tutto, qual è lo scopo della vita, sarà tutto falsato, tutto alterato, tutto adulterato. E grazie al dubbio che posso passare da questa errata interpretazione alla corretta comprensione, sono, che è la terza caratteristica dell'anima, io sono un'anima spirituale. E questa è conoscenza, questo lo apprendiamo dalla conoscenza vedica, dai Veda, dalla Bhagavad Gita, lo apprendiamo, io sono un'anima spirituale, e la mia condizione eterna è quello di essere Jivera Svarupa Hoi, Krishnera Nityadas, di essere un'anima spirituale eternamente legata a Krishna dal servizio d'amore. Un servizio amorevole, eterno, sono eternamente al servizio d'amore della persona suprema e divina. E poi ci sono le altre due caratteristiche, c'è la memoria, quando ricordiamo qualcosa, smritir, la memoria, e poi c'è il sonno. È importante, è fondamentale anche il sonno, perché se non si dorme, il cervello non funziona, no? Infatti, Arjuna è a Gudakesha, che ha vinto il sonno, Arjuna non dormiva più. Noi, se capita qualche volta, magari c'è qualche festa importante, viene il maestro spirituale, non dormiamo per un giorno, oppure dormiamo 2 ore, poi il giorno dopo di nuovo 2 ore, al terzo giorno non ci si può più neanche sfiorare o toccare. Attenzione a come ci rivolgete la parola, poi, molto molto attenzione, perché diventiamo nervosissimi. Il cervello non funziona più bene, l'intelligenza non funziona più come dovrebbe, quindi il sonno è una caratteristica molto importante. Insomma, queste sono le 5 caratteristiche. E se usate appropriatamente, qua mi ricordo della Upadeshamrita, Utsahan significa entusiasmo, che è uno dei 6 principi favorevoli al risveglio della pura coscienza di Krishna. Se io voglio diventare un puro devoto di Krishna, devo mettere in pratica queste 6, diciamo, attività, questi 6 principi. Il primo è Utsahan. Significa entusiasmo, ed entusiasmo Srila Prabhupada lo traduce come sforzo con intelligenza. Sforzo con intelligenza. Tutti ci sforziamo comunque per fare tante cose, ne abbiamo fatte, vite di cose fatte, cose non finite, cose che non avremmo potuto finire mai. Però comunque ci siamo sempre sforzati. Beh, però per vedere se uno... Se quello è stato uno sforzo con intelligenza, bisogna andare a vedere il risultato. Se il risultato generato da quello sforzo è stato nuovamente prendere un corpo, nuovamente prendere un corpo che poi si è dovuto nuovamente ammalare, invecchiare e poi è dovuto morire, e quello è stato uno sforzo non intelligente. Non è stato Utsahan, è stato qualcos'altro, è stato uno sforzo inutile, veramente. Inutile e dannoso. Perché riprendere un nuovo corpo, il corpo non è un bell'affare. Quindi Utsaham, sforzo con intelligenza. E possiamo giungere subito al discorso di sapienza, di realizzazione. Come faccio io a far sì che questa conoscenza bellissima, ma chi, vabbè, qui tutti quanti in qualche maniera, no? Stiamo apprezzando questa letteratura, la stiamo apprezzando così tanto che stiamo cercando di condividerla anche con altri, no? Però qual è il segreto per far sì che questa conoscenza diventi sapienza, che questa jnana, che questa vidya diventi sapienza, diventi vigyana? Qui c'è Sri Chaitanya Mahaprabhu che ci viene incontro nel suo primo Shikshastaka. Nel suo primo Shikshastaka, signor Chaitanya Mahaprabhu
elenca, enumera i 7 effetti del canto del mantra Hare Krishna. Il primo è Cetodarpana Marjanam, cioè pulire il cuore da questi quelli che si chiamano Narta, da queste cose, da questi demoni. Il Bhagavatam li chiama Sad Garba Asura, cioè questi demoni che stanno dentro di noi, che albergano, che hanno preso dimora nel nostro cuore, che sono la cupidigia, la collera, l'obba, l'avidità, volere sempre di più, kama, croda, l'obba, moha, l'illusione, mada, la pazzia. Si impazzisce in questo mondo materiale, si impazzisce alla ricerca di qualcosa che non troveremo mai, inseguendo questo miraggio nel deserto del materialismo. La felicità è un miraggio. Kama, croda, l'obba, moha, mada, mazzaria, l'invidia. Chiaro, se io sto soffrendo, quando vedo qualcuno che riesce a gustare un po', sono invidioso, subito l'invidia, immediatamente. Ahimè, questo mondo materiale è così malato, ci fa impazzire così tanto che addirittura si riesce a diventare invidiosi anche dei propri figli. È proprio una cosa incredibile. Comunque, Cetodarpana Marjanam, cantando il mantra di Krishna, si pulisce Marjanam, Cetodarpana, la mente che è paragonata ad uno specchio sporco. Io col canto del mantra di Krishna, Marjanam, lo pulisco da questi 6 lussuria, quelli che abbiamo già detto, cupidigia, l'avidità, lo pulisco. Questo è il primo effetto. Secondo effetto, Bhava Mahadavagni Nirvapanam, si può estinguere il fuoco ardente che si sperimenta, del quale si soffre in questo mondo materiale, che paragona il mondo materiale è paragonato ad una foresta in fiamme. Una foresta in fiamme, terribile. Beh, cantando il mantra di Krishna si estingue questo fuoco. Si inizia a trovare sollievo, a sperimentare veramente sollievo. Questo fuoco è praticamente è rappresentato da questi desideri insaziabili. Vogliamo sempre di più, sempre di più, sempre di più. E abbiamo paura, questa paura bruciante. Si sperimenta paura nel mondo materiale. Paura di non ottenere ciò che vorremmo e paura di perdere quello che abbiamo ottenuto con duro sforzo, con duro lavoro. C'è sempre paura. Questo è un fuoco che brucia costantemente. Ecco perché siamo sempre un po' irrequieti, un po' che anche nei momenti più belli della vita, anche quando qui si sprecano gli esempi, ci sono tanti momenti in cui una persona può ritenersi, no, un attimino felice, euforica per una vincita o per aver incontrato una bella persona, no, come amico, come partner in generale, un lavoro, una promozione sul lavoro. Però di fondo c'è questa corrente sotterranea, questa irrequietezza, questo disagio. Qui non ci si sente veramente ben collocati in questa felicità. Sentiamolo, percepiamo che è temporanea, che abbiamo paura. Paura, questa è la paura. La paura che questa felicità possa finire da un momento all'altro, gettandoci nuovamente nella disperazione di una ricerca disperata, di quella felicità permanente che qui non esiste. Impossibile, perché come abbiamo detto, nulla è eterno qua giù e solo poche cose durano a lungo, quindi c'è poco da gioire veramente, e questo lo sappiamo, che siamo eterni, siamo anime spirituali eterne, la materia ci può coprire quanto vuole, noi rimaniamo anime spirituali eterne, esce fuori questa tendenza. Allora l'intelligenza ci viene in soccorso, attenzione, ma non vedi che non ti tornano i conti? Non vedi che tu vuoi essere eterno e qui invece tutto finisce? Tutto costantemente ha una fine, ha una scadenza, anche questo corpo. Ora, non c'è come nelle cose, come nelle confezioni di mozzarella, non c'è, che alzo una ascella e c'è scritto scadenza, scade, non c'è la data di scadenza qui dietro, non c'è, però c'è. C'è e lo avvertiamo, paura. Questo è il fuoco bruciante. Bhava Mahadavagni
Nirvapanam, estingue. Terzo, Shreya Kaitava Chandrika Vitaranam, Chandrika. Questo canto del mantra Hare Krishna diffonde la luce benevola e rinfrescante della luna e inizia a risvegliare, a far germogliare la conoscenza nel cuore. Perché è spiegato che Vijnana, cioè l'aspetto ultimo della acquisizione della conoscenza, ossia la sapienza, inizia a livello dell'intelligenza. Si può iniziare a parlare, in altre parole, si può iniziare già a parlare di Vijnana, di realizzazione, già quando una cosa la comprendiamo, che non è mica facile. Il fatto stesso di averla già compresa a livello dell'intelligenza, cioè capire, sì, è vero, è proprio così, magari non riuscirò ad agire di conseguenza, magari non sarà sempre ferma, proprio radicata questa comprensione nel mio cuore, tanto da farmi agire con disinvoltura, in accordo con quello che ho imparato, anche se non ce la faccio, però l'ho capito. Anche Arjuna lo dice, ma cos'è che mi spinge a commettere attività peccaminose anche se ho capito che certe cose non devo farle? Cos'è che mi spinge? Kama Esha, Kroda Esha, Rajo Guna Vibhagasha, dice Krishna, è lussuria, è cupidigia soltanto, che alberga nel tuo cuore e si annida nei sensi, nella mente e nell'intelligenza. Quindi è normale, no? Quindi sviluppa il controllo della mente, dei sensi, sviluppa la tua intelligenza, dice Krishna ad Arjuna, allora riuscirai a dominarla. La lussuria devastatrice dei mondi, del mondo intero. Allora, questa comprensione, grazie al mantra Hare Krishna, cantando Hare Krishna, iniziamo a comprendere a livello dell'intelligenza le cose così come sono nella realtà. Chi siamo, chi è Dio, qual è la relazione che intercorre tra me, tra noi e Lui. E iniziamo ad agire di conseguenza sotto... seguendo le orme del maestro spirituale, che sarebbero le sue istruzioni, in compagnia degli altri devoti, insieme, no? Shreya Kaitava Chandrika Vitaranam. Quarto effetto, Vidya Vadu Jivanam, ossia il canto del mantra Hare Krishna, questo è il quarto effetto del canto del mantra Hare Krishna, risveglia completamente questa conoscenza nel cuore finché non diventa vidya, finché non diventa proprio sapienza, conoscenza realizzata. Quindi ecco perché cantiamo sempre Hare Krishna, ecco perché diffondiamo la pratica del canto del mantra Hare Krishna, poi ce ne sono altri tre effetti, però diciamo l'argomento è soddisfatto fermandoci a questo punto, a questo argomento, a questo quarto effetto. Ecco perché insistiamo sempre che bisogna cantare Hare Krishna, che è importante cantare Hare Krishna. È fondamentale recitare e cantare i santi nomi del Signore, così come Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha insegnato. Perché grazie a questo canto la sofferenza diminuisce sempre di più, 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 e cosa invece cresce? Cresce sempre di più il desiderio di sentir parlare di Krishna. È una cosa che avviene, è una cosa normale, naturale. Diminuiscono sempre di più gli attaccamenti materiali, diminuiscono sempre di più i desideri di, non lo so, di fare cose che fino a poco tempo prima ci davano... ci conferivano quel certo gusto, quella certa, no, erano così attraenti fino a poco tempo prima. Magicamente lo sono sempre di meno, sempre meno attraenti, sempre meno attraenti, e contemporaneamente cresce l'attrazione per le attività spirituali, per i discorsi spirituali e per le attività spirituali. E poi sappiamo che lo scopo finale del mantra Hare Krishna, del canto del mantra Hare Krishna, è risvegliare l'amore per Dio. Risvegliare questo servizio d'amore a Krishna, perché è solo per abitudine che continuiamo a scegliere Maya a Krishna, è solo per abitudine,
si dice che l'abitudine è la nostra seconda natura, no? La consuetudine è praticamente la nostra seconda natura. Scoperto che lo diceva Sant'Agostino, diceva così, magari precedente a lui. Comunque l'abitudine è la nostra seconda natura, è per quello che continuiamo a scegliere mai anziché Krishna, però continuando a cantare Hare Krishna, continuando a impegnarsi nel servizio devozionale, riusciremo sempre di più, grazie all'intelligenza, a distinguere, discriminare, no? Questo potere discriminatore che rappresenta l'intelligenza, riusciremo sempre di più, sempre di più, sempre di più a discernere cosa è giusto e cosa no, cosa va, a cosa dobbiamo rinunciare, si chiama vairagya, no? Rifiuto volontario di qualcosa che sappiamo sarebbe deleterio per noi, e sempre di più riusciremo ad accettare ciò che è favorevole, ciò che è propedeutico, ciò che giova al nostro avanzamento spirituale. E funziona così il canto del mantra Hare Krishna, se fatto appropriatamente, no? Stando attenti a evitare tutte le offese, ce ne sono 10 più importanti. Poi chi vuole, alla fine del secondo capitolo c'è una noticina nella Bhagavad Gita, c'è una noticina, c'è tutto l'elenco delle 10 offese più importanti che bisogna evitare quando si canta il mantra Hare Krishna. Ed è così, praticando un canto attento, opportuno, una recitazione attenta e opportuna, quindi proprio impegnandosi nel migliorarlo sempre di più il canto. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di un devoto, no? Di un aspirante devoto di Krishna, laddove, come dicevamo stamattina, devoto di Krishna non significa un appartenente ad una certa religione che però esclude tutte le altre. Comunque, senza ripetersi, per un aspirante devoto di Krishna dovrebbe essere proprio l'obiettivo quello costante, quotidiano, dovrebbe essere veramente una meditazione costante, quella di migliorare la qualità del proprio canto, della propria recitazione, in altre parole. Perché Sri Chaitanya Mahaprabhu non è che abbia lasciato molto scritto, ha lasciato soltanto 8 versi, e nel primo di questi elenca queste 7 meravigliosi effetti del canto del mantra Hare Krishna. Quindi è opportuno, no, se vogliamo essere considerati agli occhi di Krishna, di Srila Prabhupada, del maestro spirituale, dei devoti sinceri, no? Sinceramente impegnati nel servizio di devozione, dovremmo capire che il nostro primo servizio è cantare Hare Krishna. Il primo servizio in tutti i sensi, veramente. Infatti è la prima cosa che si fa, cantare Hare Krishna. Perché un canto appropriato, un canto opportuno, fa sì che una fantastica giornata di servizio fiorisca. Tutto fiorisce da lì, dal canto, da un canto attento. Questo è in pratica. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Qui c'è un microfono. Qualcuno vuole dire qualcosa? Vai. Hare Krishna. Dà fastidio questo sitar? Ve l'ho chiesto solo alla fine. Che ve ne pare? Concilia il sonno? Sincero, a me non mi piace. Non ti piace? Lo basso un po'? Mi piacciono i silenzi. Ti piacciono i silenzi? Sì, perché si perde il silenzio. Cioè la musichetta affascina, ma però ti distoglie. Le pause, no? Invece i silenzi sono importantissimi. È come una profondità. Per me, Lo tolgo. No, non è per... L'ho fatta almeno fino a me fa questo, come si dice. Mai. Perché la mattina ascoltando c'è stato questa musichetta di oddio, no. Che succede? Non me lo fate. Non mi togliete i silenzi. I silenzi. Aspetta proprio. Che ti inquadro, perché quello che dici. Così ha anche un volto. Niente, una cosa che mi ha fatto pensare alla memoria, cosa che non ti sei soffermato. E quindi ti dovevi soffermare. Scherzo. E niente, la memoria invece mi fa pensare invece all'idea, non solo ai ricordi, così, all'idea che io chi ero tanto tempo fa, prima di nascere, quindi nel mio video, cioè come se risveglio, credo, anche non so se del Paramatma in qualche maniera può indicare la memoria, cioè una memoria di uno stato,
di uno stato atavico, no? Qualcosa del genere. Cioè, la memoria può distogliere, quindi collegata all'intelligenza, ma la memoria di chi io posso essere riconoscendolo nella saggezza, no? Nei libri di saggezza comincio a in qualche maniera c'è un'idea come se io la prendo subito per buona, non c'è più il dubbio, perché quella cosa riconosco che è vera, no? Quindi il dubbio si assopisce in qualche maniera, no? E io sento che sono un'anima che è vissuta tanto tempo fa e quindi mi sono perduta in qualche maniera, no? E questo trovo che è importante, insomma. E poi tutte poi le cose che tu hai esposto ammirevolmente in qualche maniera, che si può dire niente, perché sono tutte giuste. Quello che fa pensare in contraddizione nei luoghi comuni, no? Quando uno va di fuori, no? E poi dice vabbè, ma pensa a vivere, pensa tranquillamente, che ne sai, tutto questo, intanto quello che c'hai, no? Diciamo ha bisogno di quello che hai senza pensare chissà che dovrai diventare, no? Cioè è il luogo comune, no? Della mentalità che in qualche maniera ti dispone, no? Cioè tu vai in giro, no? Le persone che incontri, in qualche maniera, tutto sommato il parametro è un po' questo, no? L'idea, pensa alla vita più semplice, poi la vita è tanto bella, te ne vai al mare, invece di un bagno te ne fai tre, meglio, no? Godi di più, tre volte. Che felicità. Tre volte di più. Io so sbaglio. Il triplo. Gusti il triplo. Certo. E, insomma, il pensiero, no, che viene, chiaramente viene detto, no, avvicinarsi più ai devoti, no, che in qualche maniera hanno un po' la stessa mentalità, no, la stessa filosofia di vita, quindi ci si può riconoscere, identificare, insomma. Ma io dove li trovo? Io ho cercato tanto, sapessi? Qua di là, nelle buche più nascoste, non l'ho trovati. Nelle buche? Sì, nelle buche, perché ho detto, se non stanno da nessuna parte, in qualche buca, magari si sono nascosti in qualche buca. E invece poi li trovo qui. La buca. Dico, ma state qui, ma di fuori non c'è state? Ah, siete invisibili quando state fuori, ho capito. Adesso ho indovinato l'idea. Hare Krishna. Hare Krishna. Manda. Hare Krishna. Krishna. Cosa distingue il sonno come caratteristica dell'intelligenza dal sonno influenzato da alcuna dell'ignoranza? Allora. Aspetta, rimetto giusto per... C'è un verso, infatti, nella Bhagavad Gita, alla fine del capitolo che parla proprio dei tre guna, dove è spiegato che il guna dell'ignoranza corrisponde al sonno, all'oblio. Sonno in tutti i sensi, veramente. Così come Gudaka Isha, è un nome di Arjuna che significa colui che ha sconfitto il sonno, ma non soltanto il sonno che non dormiva più, ha sconfitto proprio l'ignoranza. Infatti stava davanti a Krishna, più yoga di così, unione col Supremo, ci giocava, ci dormiva, ci combatteva, stava insieme sempre costantemente con lui, no? Alla fine di questo capitolo è spiegato che Sagunam Samatityaitan Brahma Bhuyaya Kalpate, che il puro devoto, che il devoto, grazie alla pratica del servizio di devozione, può superare le tre influenze della natura materiale, quella del sonno, ma anche veramente quella della virtù, della cosiddetta conoscenza di questo mondo che conferisce un certo senso di serenità, no? Di tranquillità, perché so, io conosco. Ebbene, esternamente, una persona che non è, diciamo, che non ha conoscenza di come agiscono le tre influenze della natura materiale e che quindi non contempla l'evenienza di trascenderle, vede un puro devoto
Srila Prabhupada, per esempio, e vede che Srila Prabhupada sicuramente è molto virtuoso, perché traduce, scrive la conoscenza vedica, che fare, insegna di virtù, no? Vegetariano, virtù. Però vede, interpreta, per esempio, come lo interpreta come passionevole, perché ha tra i 70 e gli 80 anni, si è fatto 14 volte il giro del mondo, più in passione di così. Allora una persona che non conosce come le meccaniche della natura materiale, composta dalle tre influenze della natura materiale, i tre guna, dominate e controllate dal tempo, pensa che Srila Prabhupada sia in passione. Ma Srila Prabhupada a volte ha staccato la spina e è andato anche a dormire. Dormiva poco, però dormiva. Allora pensa, la persona che non conosce come stanno le cose, pensa in ignoranza, sta dormendo, anch'io dormo, anche Srila Prabhupada dorme. Allora in ignoranza. No, è che uno utilizza queste tre corde, le utilizza per servire Krishna. E va anche a riposare, così il giorno dopo è più sveglio, è più vigile. Ora, lui dormiva 3 ore, magari in accordo con la scolastica salernitana dovremmo dormire almeno 6 ore, ma diciamo 7, va, 8 a nessuno, diceva, 8 a nessuno, persino la saggezza popolare, quella diciamo antica, abbastanza recente, 8 ore a nessuno, insomma, non sono concesse a nessuno. 7 ore ai lavoratori, quelli che proprio lavorano in campagna o fanno molta fatica, e agli anziani, se no 6, tra le 6 e le 7 massimo, via. Nel nostro, però è fondamentale, perché tu poi quando ti svegli sei riposato e puoi ricominciare a fare servizio devozionale, e non è ignoranza quella lì. Non necessariamente, perlomeno, cioè ti stai sforzando di utilizzare questa caduta nell'oblio, la utilizzi il giorno dopo per fare, per svolgere il tuo servizio devozionale in maniera più appropriata, più coerente, in maniera sempre più determinata. Quindi questa è la differenza tra il sonno, quello dell'ignoranza, e il sonno invece come caratteristica dell'intelligenza quando usata opportunamente. Non so se... Grazie. Hare Krishna, grazie a te per aver sollevato l'argomento. Che bello, perché così è uno studio. Così è uno studio, quando si... Queste non sono conferenze, queste sono occasioni di studio in cui si parla, no? Si vendono degli argomenti, in accordo con la Bhagavad Gita, mi viene sviscerano, però è brutto sviscerano. Si esaminano, insieme, sollevando, no, argomenti e trattandoli in accordo alla luce delle scritture vediche, come dice Mataji Gandharvika.